Oh, dunque, benissimo. Dico subito che se qualcuno si scandalizza alla mia canottiera, dico che fa ancora caldo e quindi si sta bene ancora così. Io sono fatto in questo modo. Diciamo, mi piace stare in tesobiglie. E d'altra parte io vado in canottiera, canottiere così, esterno, diciamo, colorate anche fuori di casa. Ecco. Allora, dunque, ero rimasto l'ultima volta, appunto, in cui parlavo, in grandi linee, di quegli psichiatri, presunti tali, che fanno psicologi che praticano la regressione alle vite passate a fini terapeutici. Allora, dunque, a parte il fatto che, come ho detto, tali regressioni non vengono riconosciute come valide dalla scienza, ed è un bene perché non ci sono prove che i ricordi che risalgono alla coscienza siano effettivamente originati da vite precedenti, siano originari di vite precedenti, non siano invece piuttosto una costruzione dell'inconscio, perché appunto da un lato si sa che l'ipnosi può creare ricordi falsi o far riemergere ricordi che sono falsi oggettivamente, no? Perché evidentemente l'inconscio, perlomeno quello che viene studiato dagli psichiatri, non è così infallibile come si vorrebbe far credere. Perlomeno quello, non quello che risale alla coscienza. Non è che i nostri ricordi che risalgono alla coscienza siano infallibili, siano assolutamente reali. Semmai è quello che l'inconscio magari crede di aver vissuto. Ecco perché. Non è detto insomma che quello che noi ricordiamo sia effettivamente quello che abbiamo vissuto, o piuttosto crediamo di aver vissuto. Se uno si ricorda un'allucinazione, magari la ricorderà come una cosa reale. L'inconscio poi non distingue fra cose che sono accadute in stato di coscienza e cose che sono accadute per esempio in uno stato onirico allucinatorio. Tant'è vero che esiste una sindrome che impedisce la distinzione fra veglia e sonno, nel senso, me l'ha parlato una volta mia nipote che aveva letto il libro autobiografico di una ragazza che aveva questo disturbo e che non riusciva a distinguere fra i sogni reali e cioè fra i ricordi della vita reale e i ricordi dei suoi sogni. Magari sognava di aver fatto un esame all'università e poi lo ricordava come un sogno reale, no? Ecco, cioè come un evento reale, e non si presentava all'esame perché credeva di averlo già fatto. Insomma, un bel problema. Ecco. Mi ricordo che da ragazzo, cioè non che avessi questa sindrome, ma certe volte mi domandavo, ma questo l'ho sognato o l'ho vissuto veramente? No? E alle volte, cioè per esempio, credevo di aver letto qualche cosa in una delle storie a fumetti che leggevo. E poi dico, ma dov'è che ho letto questo? Andavo a cercare e poi magari insomma, scoprivo che non c'era da nessuna parte e mi convincevo che me l'avevo sognato, ecco, di aver letto una roba del genere. Poi cioè, una volta ho letto che non si può sognare di leggere. Certo, non si può sognare di leggere nel senso che non vedi il testo scritto. Non lo leggi, ma puoi sognare di leggere, cioè che è di introiettare determinate parole, no? Credendo di averle lette, mentre in realtà è il tuo inconscio che te le ha dettate. Allora, dunque, questo sempre per ribadire la distinzione fra ipotesi e scienza. E poi soprattutto perché a parte alcuni casi che forse possono dimostrarlo, avevo citato il caso delle gemelline Pollock,
E quello del bambino, che adesso non mi ricordo come si chiamava, del bambino che ricordava di essere un pilota. Uno direbbe, ma lì non ci sono degli riscontri. Non sono riscontri certi, perché alcuni hanno obiettato, sono stati i genitori che hanno, magari non volutamente, ma siccome volevano credere così, cioè, proviamo a immaginare che, beh, innanzitutto i genitori delle gemelline Pollock, che volevano convincersi magari che le due seconde figlie, no, le due gemelline, fossero la reincarnazione delle sorelline morte anni prima. Non c'è la prova certa, no? Ecco, e anche nel caso del pilota uno può dire magari è il padre che ha suggerito, senza neanche volerlo, determinati ricordi. E quindi non sono prove certe, cioè, come ho detto, ci vogliono proprio degli riscontri fisici e dovuti a persone adulte, no? Non facilmente influenzabili. E poi questi riscontri non devono essere stati accessibili né all'ipnotizzato né all'ipnotizzatore. Ecco, casi così non ne ho ancora trovati. Sarebbe bello poterli trovare un giorno, chissà, può anche darsi, non vogliamo escludere questa possibilità, ma allo stato attuale io non l'ho trovato. Se voi ne conoscete qualcuno, ma non credo, perché io, cioè, faccio parecchio, cioè, se è un caso particolare, è un caso che non è noto al grande pubblico. Io i casi di reincarnazione noti al grande pubblico penso di conoscerli tutti, perché sapete quante volte ho visto su internet sempre le stesse storie di bambini reincarnati o di persone reincarnate, sempre le stesse. Se ci fosse un caso come quello dico io, state sicuri che sarebbe subito noto in tutto il mondo. Quindi allo stato attuale sono convinto che non c'è. Ecco. Sarebbe veramente molto strano, a me che non salti fuori proprio adesso. Ecco, ma mi riesce difficile credere che come dire, internet, che sfrutta anche la scorreggia dell'ultimo cane di Salvini. Eh sì, non sfrutterebbe un caso del genere così ghiotto, no? Per ricamarci sopra, non romanzi, ma epopee senza fine, poemi. Allora, i due che conosco, i due psichiatri che conosco io, nel senso letterariamente parlando, io, nel senso che ho letto un libro, ho ascoltato un audiolibro, ne ho letto in PDF un libro di Michael Newton, che purtroppo non mi ricordo il titolo, scusate, ecco, però basta che è la memoria che va, tra l'altro non è stato neanche tanto molto tempo fa, no? E basta che digitate psichiatra Michael Newton regressioni, ecco, e l'altro è Brian Weiss, di cui ho sentito l'audiolibro, tante vite un solo molte vite un solo amore. Dopo aver letto e ascoltato sia il libro dell'uno che dell'altro, ho detto per fortuna che non li ho comprati, perché sarebbero stati soldi sprecati. Eh sì. E dunque, allora comincio con Michael Newton, che è stato il primo fra i due a comparire, e racconto che, cioè, all'inizio la cosa mi aveva interessato. Dico, non è che ci avessi creduto subito, no? Ma mi aveva interessato. Questo psichiatra aveva cominciato a praticare, a un certo punto aveva cominciato a praticare le regressioni alle vite passate, perché, dice lui, che prima non ci aveva mai pensato, gli è capitato il caso di una signora che è venuta da lui,
disperata, no? Questa signora diceva che soffriva di una, cioè, depressa perché non, gli mancavano tanto i suoi amici. Il gruppo di suoi amici a cui voleva tanto bene, lei era sempre stata tanto bene con i suoi amici che adesso non aveva più. E allora lo psichiatra, ovviamente, Michael Newton, dice: ma questi amici cos'erano? Amici d'infanzia, della scuola? Dice: no, no, in questa vita io non li ho mai conosciuti, non li ho mai incontrati. Cioè, sosteneva che appartenevano a un passato prima della nascita. Allora, lui ha provato appunto a farla regredire a esistenze precedenti e avrebbe individuato un paio di questi amici in esistenze precedenti, naturalmente senza specificare precisamente che esistenze erano. Cosa le faceva pensare che erano esistenze reali, insomma, che personaggi erano? Assolutamente niente. Lei dice: no, no, non è così, cioè, io me li ricordo tutti quanti assieme con me. Dice: ma allora gli chiedo: ma quando è che è successo che si chiamavate tutti quanti assieme? E lei dice: non in questo mondo, ma nell'altro, nel mondo dell'aldilà. E sarebbe arrivato a dire, cioè a stabilire che tramite questa signora, che nell'aldilà noi tutti facciamo parte di, come dire, famiglie spirituali, no? Avremo delle anime gemelle, concetto che si trova molto spesso nella reincarnazione, nelle dottrine della reincarnazione moderne, diciamo, non so in quelle antiche se ci sono tracce anche là, non ho una conoscenza così vasta, diciamo, ecco, ma un'idea corrente nelle varie dottrine reincarnazionistiche contemporanee è che dunque noi torneremmo sulla Terra sempre con le stesse, non sempre, la maggior parte delle volte, con le stesse persone, cioè le persone che ci sono state più accanto in questa vita, potremmo ritrovarcele anche nella prossima. E magari no, magari in questa vita ci sono mancate delle anime gemelle, o magari l'anima gemella principale, no, ma tutti noi abbiamo delle anime gemelle che ci somigliano in qualche modo e che poi ritroviamo di vita in vita, ma con ruoli diversi, cioè due persone che erano fratelli o sorelle in una vita possono essere state marito e moglie in un'altra. Perché ho detto così? Perché una volta ho conosciuto una coppia, marito e moglie, che sembravano fratelli. E loro stessi mi hanno detto: sembriamo fratelli. Dico: sì, vero. E allora lì mi è venuto l'idea, magari in una vita precedente erano fratelli, fratello e sorella. E cosa che non stupirebbe, dato che è una cosa che succede anche in una sola vita, nel senso, cresci separato da tua sorella, di cui non sai niente, la incontri per caso senza sapere che è tua sorella e finisci regolarmente per sposarla, cioè questi casi così sono frequentissimi, no? E pare addirittura che mentre prima l'incesto veniva visto come una cosa quasi come contronatura, no? Anche quella. Adesso pare che invece esisterebbe proprio un istinto genetico in noi a unirci a persone consanguinee, no? In particolar modo fratello e sorella. Tant'è vero che, per esempio, nell'antico Egitto matrimoni tra fratello e sorella erano assolutamente normali, assolutamente accettabili, non c'era nulla di immorale. Qualcuno dice: ma così nascevano figli deformi, ecco. Bisogna sfatare anche questa idea, che è un'idea moralistica. È vero che in determinati casi le unioni tra consanguinei portano a figli degenerati geneticamente, contare.
ma solo se i genitori hanno tare genetiche recessive, cioè per esempio se appunto in una famiglia c'è la tara recessiva che so della talassemia o della adrenoleucodistrofia, dell'emofilia o chissà che altro, insomma, cioè tante tare, la predisposizione al cancro, la schizofrenia, eccetera, no? Genetiche, no? E i genitori hanno entrambi, cioè fratello e sorella si sposa, hanno entrambi quel gene tarato, recessivo, nei figli rischierà di comparire, cioè può darsi che i figli abbiano il gene tarato ancora recessivo, ma potrebbe invece averlo dominante, perché recessivo con recessivo può suscitare, no? Recessivo, il gene dominante è quello che domina sull'altro gene avversario, no? Perché è più forte. Il recessivo invece, quando non c'è più il dominante, no? Si unisce a un altro recessivo, allora diventano dominanti loro, perché non c'è nessun altro a, come dire, a dominarli, a impedirgli di manifestarsi, no? Quindi anche l'incesto è una cosa che cioè va riconsiderata moralmente, non è questa cosa orribile che certuni vorrebbero far credere. Appunto, non è detto che il matrimonio tra due fratelli o tra due consanguinei, cugini di primo grado, mettiamo, ecco, a parte il fatto che sono leciti, anche se bisognava chiedere al Papa il permesso, roba di questo tipo, ma appunto l'unione tra consanguinei non è detto che porti cioè se si tratta di un'unione tra adulti consenzienti, diciamo sempre tra adulti consenzienti. Ecco, io l'unico principio di morale sessuale che ho io è tra adulti consenzienti, il resto è tutto consentito. Magari con le dovute precauzioni igieniche, come in questo caso, no? Certamente due fratello e sorella si uniscono ma hanno geni tarati recessivi, allora lì bisognerebbe dirgli scusate, non avete il diritto di mettere al mondo i figli, perché appunto rischierebbero di essere tarati, di nascere tarati, insomma, e lì bisogna anche cioè di mezzo anche nella riproduzione per me. C'è di mezzo anche la morale, cioè che futuro diamo ai figli, no? Il discorso che faccio non piacerà a molti, però è una cosa importante anche quello. Sto divagando, però come ho detto sempre, certe questioni morali io non riesco a girarci attorno. Bisognerebbe parlarne. Ecco, bisognerebbe parlarne, quella dell'incesto è un tema che mi interessa, mi affascina molto, ecco, mi ha sempre interessato molto. E dunque, potrebbe darsi appunto, no, che per quanto magari la cosa possa scandalizzare qualcuno, che non so, in una vita quella donna è tua madre, invece un'altra è tua moglie, o addirittura tuo marito, perché tu hai cambiato sesso, o magari. Cioè, siccome pare, in queste narrazioni, si possono, queste regressioni, risulta che non solo puoi cambiare sesso, ma anche orientamento sessuale. E addirittura qualcuno affermano che la transessualità sarebbe appunto un voler restare legati al sesso della vita precedente, nel senso che certi uomini che nella vita precedente erano donne non riescono ad accettare il cambiamento di sesso, si sentono ancora donne e vogliono essere donne, per cui appunto cambiano sesso perché sono ancora legati alla vita precedente. E questo dimostrerebbe, secondo questa visione, che le vite precedenti influenzano il nostro io, che non c'è questo gran cambiamento da una vita all'altra. Le personalità resterebbero più o meno le stesse, solo più maturate forse. Ecco. Allora, per tornare a Michael Newton, quando appunto si è trovato di fronte a questa situazione, diciamo, allora ha deciso di esplorare, cioè far regredire le persone non solo per quanto riguardava le vite passate, ma anche cercare di recuperare i ricordi del mondo di là, no?
L'idea affascinante, bellissima, no? Cioè, un non plus ultra sarebbe bello, appunto, se noi potessimo ricordarci non solo le vite precedenti, ma anche gli intervalli, diciamo, gli interregni fra una vita e l'altra, cosa succede nell'aldilà, e in modo da poter capire qual è il nostro reale destino, no? Perché, appunto, cioè, fin tanto che noi ci ricordiamo le nostre vite precedenti, possiamo sì capire qualcosa del perché ci siamo evolti in un certo modo, cioè che senso ha questa vita, magari in base, cercando di capire le vite precedenti, però in realtà manca il costrutto, cioè le informazioni tali che ci permettono proprio di capire tutto il ciclo dell'esistenza, cioè che senso ha tutto questo. Che senso ha questo continuo reincarnarsi? Che senso ha un al di qua, la distinzione fra un al di qua e un al di là? Perché non c'è un'unica vita eterna che viviamo tutti quanti? Perché uno potrebbe dire anche questo. Scusa, che senso ha la separazione fra vita spirituale e vita materiale? È necessaria? Che funzione ha? E allora, sì, questo mi aveva affascinato l'idea, ma magari proviamo a vedere che significato poi dà la cosa. Allora lui, sempre facendo queste ricerche di regressione, facendo regredire moltissime, credo centinaia, migliaia di persone, addirittura non so quanto, un numero enorme, per molti anni, per 40 anni, allora stabilisce che le anime incarnate si dividono in tre categorie. Allora, i primi sono i cosiddetti principianti, cioè le anime immature, che non significa le anime giovani, nel senso alcune sono anime giovani che sono appena arrivate sulla Terra. Oppure che hanno vissuto già molte volte sulla Terra, ma non sono riuscite a salire di un gradino nella scala dell'evoluzione. Già questo sembra molto sconfortante, perché allora uno dice: ma appunto, che senso ha tutto questo? Cioè, perché ci sarebbero delle anime che non riescono ad evolversi, che restano prigioniere sempre degli stessi errori, o magari sempre di errori nuovi, ma in ogni caso restano lì. Una vita che è fallimentare dopo l'altra, no? E questi sostiene addirittura che potrebbero essere addirittura il 75% delle anime incarnate. Quindi l'umanità sarebbe in una brutta situazione, proprio una gran brutta situazione. Lui sostiene di aver conosciuto persone, addirittura uno si sarebbe presentato da lui, cioè già sapendo, dice: ah, io sono un'anima antica, ho vissuto molte volte, però non sono riuscito a cavare un ragno da un buco, sono sempre là, no? E già lì, scusate, allora non so a quanti psichiatri può capitare una cosa del genere, mi viene da dire: ce la stai contando? Ce la stai, cioè, uno arriva là già sapendo cosa ha vissuto nel suo passato, senza neanche fare questa presunta regressione alle vite passate. Io non conosco persone che hanno ricordi così netti del passato. Conosco, sì, persone che come me dicono hanno la netta sensazione, o che magari riescono a ricordare qualcosa che hanno ricordato in sogno o cose di questo tipo, hanno delle sensazioni, no? Siamo tutti matti, può darsi benissimo, cioè io non voglio escludere la possibilità che sono solo disturbi, ecco, sono solo o meglio illusioni a cui restiamo attaccati perché ci piace, ecco. Però io non ho mai conosciuto una persona che potesse arrivare a dire: io sono un'anima antica, ho vissuto 40 volte, ma mi è sempre andata male, no? Secondo me lì già mi aveva detto. Cioè, quando queste storie diventano veramente troppo romanzesche, troppo piene di dettagli, perché nella realtà le cose possono essere più complesse, ma anche molto più confuse, no? Ecco. E quando uno ti racconta, nel campo del mistero, quando uno ti racconta una storia
che sembra uscita da un romanzo, cioè con una sua conclusione, con un suo fine, con uno svolgersi ben chiaro dall'inizio alla fine, no? E particolari romanzisti, però poi magari mancano particolari più realistici che riescono a darti una reale statura di cosa è veramente successo, no? Allora, io vi raccomando di tenere d'occhio il naso, cioè nel senso, analizzate meglio queste storie, perché secondo me sono chiaramente inventate. Ci sono delle specifiche differenze fra le storie inventate e le storie reali, vengono raccontate in modo diverso. Le storie inventate non hanno meno punti oscuri nella trama, però hanno più punti oscuri nei particolari fisici, diciamo. Nei particolari proprio della meccanica degli eventi ti lasciano molte più domande. Ecco, perché appunto si tratta di storie romanzate, che storie inventate, che sono state inventate in base alla mentalità e ai limiti di chi le ha inventate e che quindi magari non ha pensato che l'ascoltatore poteva porsi delle legittime domande su un dettaglio o l'altro, no? Cioè, per esempio, non so, tu mi hai raccontato che sei stato un pirata, no? E sì, hai compiuto questa impresa, quest'altra, però non mi hai parlato di quante persone hai ammazzato. E cioè, allora ti viene a dire, non me lo dici perché ti vergogni o semplicemente perché non hai avuto il coraggio di affrontare questi particolari, di inventarti questi particolari, perché tu in fin dei conti non sei un pirata, sei un povero disgraziato che sta cercando di farmi credere che è stato un pirata, perché gli piace l'idea. Non so se mi sono spiegata. State attenti a questi particolari, perché sono rivelatori. Sono quelli che proprio vi mettono sulla giusta strada per capire se si tratta di una storia inventata o no. Io devo dire che sono diventato molto bravo in questo. Nel senso, prima di tutto sono un narratore io stesso. Invento storie, so come si fa a inventarle. E so anche come si fa a inventarle bene e so anche come si fa a inventarle male. Cioè io mi accorgo quando una storia è inventata male e fa buchi, cioè falle. E uno dice, vabbè, ok, tu sei un narratore, sei uno scrittore, quindi, ma noi poveri disgraziati, ecco, io cercherò magari, parlando appunto delle narrazioni che salgono fuori da questi casi, come imparare a distinguere fra storie che potrebbero essere vere e altre che potrebbero, che invece sembrano proprio essere false, la maggior parte, se non quasi tutte. Ecco, faccio un esempio. Io mi ricordo una delle prime storie appunto, di regressione ipnotica che cercavano di spiegare il perché della meccanica del karma, cioè della conseguenzialità delle esistenze, era il caso di una donna di 34 anni che si reca dallo psichiatra con la vita distrutta, no? Letteralmente distrutta, psichiatra che appunto si occupa di regressioni, non so se fosse Michael Newton, è una cosa che ho letto tanti anni fa, ma mi è rimasta molto impressa in tutti i suoi particolari, no? E l'avevo letto su una rivista di paranormalità, credo che fosse il Giornale dei Misteri, credo, o forse Gli Arcani, non lo so, uno dei due. Libri che adesso, cioè giornali che adesso, pubblicazioni che non esistono più. Adesso non so neanche se ci sono delle pubblicazioni di paranormalità. Questi erano abbastanza seri, no? Cercavano di dare un fondamento scientifico alla paranormalità.
di tutto, no? Cioè, parlavano di tutto, nel senso non solo reincarnazione, al di là fantasmi, poteri paranormali come telepatia, chiaroveggenza, telecinesi, ma anche UFO, oppure teorie alternative, l'Atlantide, via dicendo, un po' di tutto. Ecco, allora, questa donna va da psichiatra regressivo, diciamo, e racconta appunto che la sua vita è completamente fallita, è già fallita, no? Perché? Perché il suo matrimonio è andato a carte 48, no? Cioè, ha dovuto divorziare, e entrambi i suoi figli li ha persi, sono morti, no? E lei si sente una donna finita. Allora, lo psichiatra la fa tornare indietro alla vita precedente e scopre, guarda caso, che lei era una caponazista e che nel suo campo di concentramento era stata particolarmente sadica, no? A tal punto che l'ufficiale suo superiore, a un certo punto, vedendo appunto che era un mostro sadico, e questo qui evidentemente era semplicemente che uno dei tanti tedeschi che ubbidiva stupidamente agli ordini, no, anche se erano ignobili, umanamente ignobili, e a un certo punto le ha sparato un colpo in testa per finirla, no, perché si era accorto che era un mostro. A quel tempo si poteva farlo, si poteva ammazzare anche uno dei propri commilitoni di grado inferiore, magari poi giustificandosi senza tanti problemi. Ecco, lei subito dopo morta esce dal suo corpo e viene presa dal rimorso e dal rimpianto per tutto quello che ha fatto, no? E improvvisamente appunto si specchia in se stessa. Come si dice che avverrebbe nel momento dopo la morte, questo vale anche per i casi di premorte, e si specchia, vede di essere stato un mostro e si ritrova dietro una lunga fila, no, di persone tutte grigie, tutte vestite con un vestito grigio, che si avviano in una direzione non ben chiara, ma si capisce che stanno andando in un luogo dove non c'è alcuna gioia, dove c'è appunto solo tristezza, angoscia, e c'è la giusta punizione per tutte le loro malefatte. E accanto a loro, no, accanto alla porta che conduce verso questo regno sconosciuto, presumibilmente infernale o purgatoriale, non si sa, e ci sono nove esseri splendenti, invece vestiti di bianco, seduti attorno a un tavolo che sorvegliano questa lunga fila di spiriti infelici che si avviano. Lei, però, solo lei, si getta ai piedi di questi nove saggi, diciamo, di questi nove spiriti splendenti, che non vengono definiti ulteriormente, nove sappiamo che è un numero sacro, dal significato mistico, nove basta vedere la Divina Commedia, un'opera che a me mi ha sempre ispirato molto fin da bambino, nove i gironi infernali, nove le cornici del purgatorio, nove i cieli del paradiso, nove i cerchi angelici che circondano Dio. Allora, si getta e gli supplica di aiutarla a trovare il modo per riparare al male che ha fatto, no? Lo scrivente dell'articolo aveva detto forse lei era semplicemente una pazza, una psicopatica, e appunto nel momento in cui lo psicopatico muore e si rende conto di quello che ha fatto, cioè gli viene restituita tutta l'empatia che non è stata capace di provare nella vita reale, no? Psicopatico o sociopatico, no? Non lo so, perché adesso pare che fanno una netta distinzione tra psicopatici e sociopatici, per cui
per esempio i sociopatici sarebbe in un certo modo meno gravi degli psicopatici. Ecco, comunque questa qua esce dai, perché ovviamente nel mondo di là la mente non ha più le barriere che lo separano dall'inconscio, no? Ha la piena consapevolezza, no? Noi nella nostra vita terrena avremo una consapevolezza manchevole, l'io terreno è un io limitato, invece nel momento in cui entriamo nel mondo dall'aldilà il sé si risveglia, no? E ti fa vedere tutto quello che ti riguarda, così com'è oggettivamente e non come credevi che fosse. Allora, e lì, insomma, la cosa ha un suo senso, un suo significato. Allora, gli spiriti, i nove spiriti, dicono, sì, è possibile, cioè tu puoi in certo modo uscire da questa situazione, non è detto che tu ti devi avviare con tutti gli altri verso questo regno non definito, no? Di punizione, no? Puoi tornare indietro, ma dovrai subire molte sofferenze per poter recuperare tutto in una sola vita, dicono. E allora lei dice, va bene, accetto qualsiasi cosa mi succeda, pur di non fare questa fine assieme a tutti gli altri. Allora, la regressione finisce, e lei appunto esce dall'ipnosi ricordando tutto quanto e si sente riappacificata con se stessa, diciamo, cioè riesce a dare un senso alle proprie sofferenze, cioè capisce che sono state il mezzo con cui lei in qualche modo avrebbe ripagato quello che ha fatto, no? Quando l'ho letta la cosa mi aveva colpito, ero giovane, avevo meno senso critico e quindi ero anche disposto a credersi, ma dico, beh, insomma. Allora, cioè per esempio io, che me ne sono successe parecchie nella vita, non a questo livello, però cose brutte, cioè una situazione brutta l'ho vissuta, devo aver fatto qualcosa di male nella vita precedente, di cui però non ricordo niente. Ecco, sono state storie così che mi hanno un po', diciamo, convinto, però poi col senno di poi, con il senso critico di poi sviluppando, mi sono reso conto che questa storia invece sì, cioè io non so se è inventata o no, può darsi che questa signora qua abbia ricordato effettivamente una cosa che a dire il vero potrebbe essere stata costruita dalla sua mente o magari lo psichiatra gliel'ha costruita per dare un senso alla sofferenza che provava, non perché sia andato veramente così, ma perché era quello che aveva bisogno di credere in quel momento. Perché effettivamente, cioè, pensateci che disastro di vita gli è toccato, perde il marito, cioè il marito se ne va per i cazzi suoi e poi perde i due figli definitivamente, non ci sono più. Ecco. Se ci pensate bene, è una storia che lascia dei buchi, per esempio, cioè delle cose non spiegate. Perché, per esempio, perché solo lei, in questa lunga fila di spiriti che evidentemente hanno fatto qualcosa di male anche loro nella loro vita, solo lei si è gettata ai piedi di questi nove angeli, chiamiamole così, nove spiriti eletti, e tutti gli altri no? Si sono lasciati trasportare verso la loro punizione. Perché? Non è strano? E poi, va bene. Allora, lei ritorna alla vita di prima, non si sa poi se, siccome pensando alla quantità di delitti orribili che deve aver commesso in quel campo di concentramento, dove avvenivano continuamente delitti orribili e tutti si sono resi responsabili in un modo o nell'altro di delitti orribili, vi sembra che sia sufficiente la perdita di due figli e la perdita del marito per ripagare poi? Ma scusate. Le vittime che hanno subito tutto quello che hanno subito,
cos'è? Si sentono riappacificate poi, nel senso le loro anime, no? Si sentono riappacificate al pensiero che i loro carnefici se la passeranno male nella vita seguente, è sufficiente per perdonarli. Non sarebbe piuttosto giusto che questa signora qua, per ripagare il male che ha fatto, si occupi di quelle persone che subiscono violenza e cerchi di aiutare le persone che hanno subito violenza, soffrendo lei per poterle aiutare, sacrificandosi in modo da ripagare le proprie vittime in qualche modo, no? Magari reincarnate in una situazione difficile solo per poter essere aiutate da chi prima è stato il proprio carnefice, per esempio. Non sarebbe più giusto? Non mi sembra che questa storia del karma, poi perché tra l'altro, no? Cioè, lei ha avuto modo di ricordare che stata una capo nazista e quindi, sì, va bene, ok, me lo sono meritato, sono stata proprio una gran porca e quindi tutto quello che mi succede me lo sono meritato, no? Allora, non vi sembra ingiusto che questa signora qua, lei ha potuto riappacificarsi ricordando la vita precedente, che si è meritata tutto quello che le è successo in questa vita in base alla vita precedente, però tutte le altre persone che soffrono, cioè anche di più, e che allora dovremmo pensare che anche loro erano dei massacratori, degli assassini, degli stupratori, degli sfruttatori che hanno inflitto sofferenze in vari modi, perché in questo mondo c'è un'infinità di modi diversi per infliggere sofferenze agli altri, ma proprio veramente infinita. Ecco, allora tutte quelle persone devono continuare a disperarsi, magari arrivano anche al suicidio, no? E poi gli dicono: ehi, brutto cattivo, tu dovevi continuare a soffrire perché ne hai combinate tante. E gli rispondi: e chi lo sapeva? Io non me lo ricordavo più, cioè, capite cosa intendo dire? Per questo, questa storia, se ci pensiamo bene, se ci ragioniamo bene, non è per nulla confortante. Sembra che sia una storia inventata apposta per, come dire, da un lato aiutare questa signora a sopportare le sue sofferenze, e poi per aiutare anche tutti gli altri poveri disgraziati a sopportare le loro sofferenze e a rassegnarsi ad esse anche, a rassegnarsi, perché uno poi dice: e vabbè, tutto quello che mi è successo me lo sono meritato, no? E quindi è giusto che resti qua, che non faccia niente per migliorare la mia situazione, cioè in generare sensi di colpa. Capite che la legge del karma è profondamente ingiusta, perché appunto è molto meglio l'idea di Platone che dice: si sconta tutto nell'aldilà, poi nella vita seguente non sconti niente perché hai già scontato tutto e ricominci da capo. Non ti trascini le colpe in questa vita da una colpa precedente, colpe di cui uno non ha memoria. E quindi questa storia io la rifiuto. La rifiuto. Anzi, non solo perché è sospetta, perché mancano, ci sono dei buchi, ecco, ma anche perché è umanamente ingiusta. Perché non è una risposta che puoi dare alla gente sul senso della vita. Questa è proprio una storia che non dà risposta. Ecco, e le storie poi narrate da Michael Newton mi sono sembrate sullo stesso stile, non sullo stesso stile specifico di questa storia, ma nel senso che non danno risposte. Io alla fine, a un certo punto, continuando a leggere queste storie, no, ho detto: a che cosa ci serve tutto questo? No? E spiego anche perché, insomma, no? Allora, come ho detto, per lui c'erano le anime principianti, no? Poveri disgraziati, che continuano a fare gli stessi sbagli, molto spesso, o che semplicemente hanno cominciato a fare sbagli, e sono la maggior parte dell'umanità. Per questo l'umanità sarebbe così stronza, no? E su questo non ci piove, perché siamo tutti d'accordo che noi non abbiamo nessuna stima dei nostri simili, diciamocelo. Io non ho mai sentito nessuno dire: l'umanità è una gran bella specie, no?
Mentre spessissimo, ogni giorno, soprattutto su internet, sento dire, l'umanità è una massa di merda. Ecco, no? E d'altra parte è sempre stato così. Se voi andate a Roma alla Cappella Sistina e guardate gli angeli con il libro della vita e il libro della morte, diciamo, cioè il libro dove sono scritti i beati e il libro dove sono scritti i dannati, il libro dei dannati nel giudizio universale, no? Il libro dei dannati è molto più grosso e consistente del libro con l'elenco dei beati, degli eletti, dei salvati, che è molto più ridotto. Ecco, questo per far capire appunto che il senso di pessimismo che provava lo stesso Michelangelo e che doveva essere l'atteggiamento di tutti quanti a quel tempo, ma anche dopo, insomma, l'uomo non ha mai avuto stima dei suoi simili. E dico, vabbè, e questo è. No, ma questo sarebbe appunto una storia per spiegare perché appunto l'umanità è messa così male, però non spiega perché appunto l'umanità sarebbe così condannata nel senso, perché queste anime non si liberano, non sono capaci di andare avanti. Poi ci sono gli intermedi, no? Seconda categoria, che evidentemente costituisce il restante 25%, che è costituita da persone che hanno cominciato a svilupparsi, no? Cioè hanno acquisito delle virtù. I principianti invece si contraddistinguono per il fatto cioè che sono persone superficiali, egoiste, che non mettono in contestazione la vita di tutti i giorni, nel senso che non li troverete mai a perorare una causa contro le ingiustizie o cose di questo tipo. Si adeguano al sistema di vita corrente, no? Senza star lì a chiedersi se è giusto o sbagliato. Non prendono decisioni particolarmente autonome, cioè nel senso che si adeguano, no? Si adeguano all'andazzo di questo mondo e pensano solo al loro orticello, alla loro vita personale, egoisticamente, non fanno niente di particolare a favore degli altri, non fanno niente per guardare al di là della punta del proprio naso. Persone così ce ne sono effettivamente tante, ne conosciamo tutti, insomma, e magari anche chi mi sta ascoltando in questo momento è uno così, anche se magari non lo vuole ammettere. E tu mi direi, ma tu non ti consideri così. Io diciamo che per certi aspetti, sì, non sono un santo, ma proprio per niente, no? Ecco, ho dei grossissimi difetti e degli impulsi anche veramente deteriori, cioè credo che io sarei capace di uccidere, questo sì, temo proprio di sì. Ecco. Quindi non sono certamente tra gli spiriti più elevati, però ho un grande senso della differenza, cioè mi preoccupo della differenza fra giusto e sbagliato, no? E questi sarebbero appunto gli intermedi, quelli che si preoccupano della differenza fra giusto e sbagliato, ma non sono ancora riusciti a trovare una loro completezza interiore. E poi ci sarebbero, diciamo, gli evoluti, che sono quelli, gli spiriti che hanno quasi finito il loro ciclo di reincarnazione e si reincarnano più che altro per essere guide agli altri, no? Sono persone molto semplici nella loro vita, che non badano ai soldi, al benessere fisico, agli averi, no? E ci sono qua solo per spingere le altre persone a comportarsi meglio, no? A crescere. Sono solo messaggeri, diciamo angeli incarnati, no? Angelos, cioè angelo, dal greco angelos significa messaggero. Il messaggio non conta, cioè il messaggero non conta, conta solo il messaggio. E dopo torneranno nel mondo spirituale per sempre. E vabbè. Allora, poi lui dà dei segni di riconoscimento, dell'uno e dell'altro, sinceramente molto vaghi, e lì, cioè, già il divide l'umanità in categorie. Per me è
sbagliato, nel senso che le categorie sono sempre convenzionali. Io dico che oggigiorno, anziché dire che siamo tutti uguali, uguali nel senso di pari diritti e doveri, siamo tutti diversi. Non esistono categorie nella specie umana, ma credo che non esistano in niente, nel senso che ogni cosa, ogni oggetto, ogni animale e di conseguenza anche ogni persona è diversa da tutte le altre. Inevitabilmente qualcosa di diverso c'è sempre. Non possono esistere due cose completamente identiche. Perché se fossero completamente identiche sarebbero la stessa cosa, nel senso che dovrebbero occupare anche lo stesso spazio e tempo, oltre che avere gli stessi atomi di cui sono costituite, con le stesse identiche caratteristiche. A quel punto tu dici, come fai a dire che sono due cose diverse? No, sono una sola cosa. La diversità è l'anima della realtà, la differenza è l'anima della realtà. E dobbiamo rendercene conto anche per quanto riguarda l'essere umano. E di conseguenza già il fatto di dividere in categorie lo ritengo un atto intellettualmente, scientificamente, umanamente, sotto tutti i punti di vista sbagliato, sbagliato. Le categorie le fai solo come convenzione, nel senso che dopo devi andare al di là della categoria, no? Cioè la categoria ti serve per cominciare a capire la persona, no? La qualifica all'interno di quella categoria all'inizio, per riuscire a inquadrare, no? Che problemi ha, che situazione ha. Poi pian piano scopri le caratteristiche sue specifiche che lo fanno uscire da qualsiasi categoria. Ecco, questo secondo me è fondamentale. Quindi anche questo mi ha lasciato molto molto perplesso, se non addirittura profondamente irritato, per quanto riguarda il signor Michael Newton. E qui, dato che ho parlato a sufficienza, chiudo e proseguirò, spero di finire anche il discorso riguardo Michael Newton la prossima volta. Arrivederci.